progetto all'inizio, devo essere onesto, non l'ho accolto molto bene, anzi, tutt'altro, io ero molto scettico su questo progetto perché io e la creatività siamo proprio su due piani opposti. Questo progetto inizialmente non mi ha entusiasmata troppo, poi lavorandoci in classe con la professoressa e i miei compagni ho capito il vero senso e mi ha emozionato molto farlo. All'inizio magari ero un po' in ansia per essere giudicata o per il fatto che tutti avrebbero visto e alla fine mi è piaciuto molto e ha superato le aspettative, quindi alla grande. In realtà è una cosa che ci ha proposto la nostra professoressa inizialmente di fare e che poi tutti hanno appoggiato come idea perché era un bel modo per poter condividere con tutti una parte di se stessi che molto spesso non si fa nella nostra quotidianità ed era anche un'opportunità di riflettere su un tema che effettivamente è stato fondamentale ed essenziale anche in questo periodo della nostra quarantena del Covid e che effettivamente è un tema in cui non si pone molta attenzione, quindi è stato bello riflettere anche su questo. Il lavoro l'ho iniziato, principalmente avevo tutt'altra idea, quindi inizialmente con la classe abbiamo portato tutti un oggetto che ci ricordasse la cura per noi e ne abbiamo parlato tutti insieme ed è stato lì il momento più toccante per tutti. Dopodiché a casa ho pensato meglio, ancora di più a quello che mi faceva davvero stare bene e che pensavo potesse far stare bene anche gli altri o comunque chi era intorno a me e a quel punto ho provato a mettere giù delle idee e è uscito quello che è uscito. Un modo di fare arte molto interessante perché comunque da piccoli pezzi di carta come una lettera si può mandare un messaggio molto forte, molto ricco su un pezzo di carta limitato. Noi siamo abituati a vedere opere molto imponenti, però si può fare anche arte in questo modo, molto semplice. La prima attività che abbiamo fatto è stata l'incontro con una persona esterna alla scuola che ci ha spiegato in generale il significato della parola cura e quello che per noi significasse la parola cura. E abbiamo appunto fatto questa lezione di 2 ore dove ci siamo confrontati sul termine della cura. E poi la seconda attività prima del vero progetto è stata quella di confrontarci tra di noi all'interno della classe, quindi ognuno di noi doveva portare un oggetto che per lui significasse cura e ci siamo confrontate spiegando appunto il significato dell'oggetto che abbiamo portato e è stato un momento molto bello. Ho deciso di rappresentare dei cristalli perché da 2 anni a questa parte mi sono interessata e grazie al lockdown diciamo che ho riscoperto me stessa e parlando sempre di cura sono ciò che mi fa stare bene e quindi ho unito le 2 cose e niente, è uscita così la mia cartolina molto bella. Ho lavorato tanto sul concetto della cura, sul concetto che la musica possa trasmettere tramite certe frequenze, la musica ti trasmette dei sentimenti che corrispondono a delle sensazioni di pace, di benessere, di cura di se stessi e quindi in un certo qual modo io mi sono fatto del bene. Non conoscevo la mail art, anche se alle elementari ho qualche ricordo di questa forma d'arte. Mi ha stimolato tanto e mi ha fatto rivivere cose vecchie, passate, bellissime, il passeggiare qua dentro. Se uno si mette a leggere la mia cartellina sono proprio delle formulette che te le puoi ripetere quanto vuoi, ma quando magari le vedi scritte rimangono lì, ti danno sicurezza e si prendono cura di te. Inizialmente non pensavo fosse un lavoro che potesse essere d'aiuto, diciamo. E in realtà poi si è rivelato un grande lavoro di condivisione e di cura verso ovviamente se stessi perché ci ha permesso di lavorare e riflettere su di noi e su questo tema e anche negli altri perché nel momento in cui si è avuto questa condivisione diciamo che tutti si sono messi un po' a piangere, si sono commossi in quanto comunque in alcune cose tutti si sono rispecchiati nelle definizioni che ognuno dava
di questo concetto? Ritengo che sia un progetto che può aiutare comunque le persone a scoprire meglio se stessi, ma a scoprire anche gli altri. Essendo proposto alla mia classe, ritengo che ci abbia aiutato molto a confrontarci e entrare più in contatto tra di noi, farci capire qualcosa in più rispetto a quello che è il nostro solito rapporto di compagni di classe di cui non è che si parli molto. Quindi penso che sia un'opportunità comunque che possa far crescere veramente chi partecipa. Inizialmente ho avuto tantissime idee per rappresentare questo tema. Più che altro è stato difficile scegliere se rappresentare di più una cura per se stessi, che comunque può essere anche una risorsa per altri, o comunque una cura per gli altri. E in fondo poi ho cercato di fare un mix, infatti rappresentato la figura di un bambino e di una figura anziana che può essere, che può raffigurare sia la stessa persona, quindi che può raffigurare quella che può essere una cura di se stessi oppure una cura rivolta verso altre persone. Questo progetto è caduto proprio a pennello nella mia situazione di vita, in quanto mi ha praticamente obbligata a pensare a me stessa, a riflettere su cosa mi faccia stare veramente bene e cosa invece no. E quindi diciamo che ho voluto rappresentare quello che secondo me è un'azione di cura che tutti dovrebbero avere ogni giorno nella propria vita, ovvero il poter parlare con qualcuno e anche ascoltare, perché quello che ho capito io è che oltre a sentirsi liberi di parlare con altri dei propri problemi, è molto importante anche aiutare chi ci sta intorno, perché molte volte ciò che ci rende felice non è tanto farci aiutare, ma aiutare gli altri e capire anche che comunque siamo tutti più o meno sulla stessa barca e quindi non siamo soli nelle difficoltà della vita. Cos'è per me la cura? Allora, per me la cura deve partire prima da se stessi. Può essere una cosa molto egocentrica, però se non sappiamo curare noi stessi, è difficile curare gli altri. Quindi la cura deve venire prima da una riflessione interna. Proprio dobbiamo studiare noi come ci curiamo e poi curare gli altri, ovviamente in modi diversi perché siamo tutte persone diverse. Il modo migliore per far cura è prima curare noi stessi e poi gli altri. Conoscere questo lato dei miei compagni un po' nascosto, un po' più profondo, ecco, è stato molto bello perché mi ha fatto rivalutare anche magari delle persone che avevo giudicato magari in modo sbagliato perché non conoscevo bene, ecco. Devo dire che dopo questa esperienza sono cresciuta molto e anche ho scoperto lati nuovi di me e dei miei compagni con cui sono riuscita a confidarmi apertamente. È stato molto bello. Inizialmente pensavo fosse qualcosa di più facile perché comunque ti vengono a dire ma si disegna sopra una cartolina, non ci dai tanto peso. E invece quando mi sono messa giù l'ho fatta 3-4 volte finché poi non è venuta perfetta come volevo io e ci è voluta molta riflessione interiore per riuscire a capire cosa volevo rappresentare. Quando abbiamo fatto appunto il ritrovo in classe con tutti gli oggetti abbiamo fatto piangere la prof. Abbiamo fatto piangere la prof ed è stato molto bello. Onestamente spero che faccia riflettere di più su questo concetto a cui non viene dedicata molta attenzione, nel senso che è un concetto che si dà per scontato e nel momento in cui una persona si mette a guardare la cartolina, secondo me può scaturire delle emozioni e può suscitare in lui delle riflessioni su qualcosa che magari teneva di nascosto o pensava di non dar attenzione. E niente, penso che possa essere un modo per sbloccare un po' la persona e riflettere su tematiche importanti.
che sono presenti nella nostra vita. Un momento particolare perché ci siamo conosciuti tutti e ci siamo presi cura l'uno degli altri tra compagni. Ciao, si gira. Ciao. Allora, buona la prima. La gente si sta recando alla mostra e a vedere le nostre opere d'arte. I discorsi sono stati molto belli, interessanti. Hanno permesso anche questi di fare una riflessione sul tema della cura. Esatto. E ci ha fatto piacere che tutta questa gente sia qua. Ci vediamo alla mostra.